Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo video informativo dello studio legale Candiani. Oggi parleremo in particolare di una situazione interessante soprattutto per i consumatori e anche per gli imprenditori del commercio, che è la vendita sotto costo. La vendita sotto costo dobbiamo domandarci da subito se è lecita. E se lo è o non lo è, in che limiti è possibile effettuarle. Guardiamo anzitutto la normativa, che suddividiamo in normativa nazionale, quindi italiana, e in normativa europea. La normativa nazionale è contenuta in parte nel codice civile, quindi l'articolo 2598 che disciplina la concorrenza sleale, nonché da una legge nazionale, la 114 del 98 e il suo decreto attuativo 218-2001, che regolano appunto la materia delle vendite sotto costo nell'ambito del commercio, nel commercio al dettaglio, quindi nel commercio verso il pubblico dei consumatori. Abbiamo poi una normativa europea, che è la direttiva 29 del 2005, che riguarda le operazioni commerciali sleali nei confronti dei consumatori. Però attenzione che è importante questo aspetto, cioè tratta le operazioni sleali ma nei confronti del consumatore. E questo è importante perché, come vedremo successivamente, non c'è invece molta rilevanza nell'ambito delle operazioni commerciali aggressive tra imprenditori. Qual è la definizione di sottocosto? Allora, il decreto 218 del 2001 lo definisce la vendita al pubblico di prodotti che vengono messi appunto in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. La norma fa poi una serie di precisazioni su come si deve intendere il prezzo di acquisto, che è non soltanto la fattura in sé per sé di acquisto, ma ovviamente maggiorata delle imposte sul prodotto, quindi essenzialmente IVA oppure accise, nonché tenuto conto anche di eventuali sconti che il commerciante ha avuto rispetto alla fattura di base. Quindi diciamo che comunque, insomma, fatti i conti effettivi di quello che è costato il prodotto al commerciante, bisogna verificare se il prezzo di vendita è effettivamente inferiore rispetto ai costi effettivi di acquisto. In linea di massima è considerata vietata la vendita sotto costo, tranne in determinati casi. Allora, anzitutto è sempre vietata se il commerciante che sta proponendo la vendita sotto costo da solo oppure in gruppo di imprese detiene più del 50%, almeno il 50% delle superfici del mercato di riferimento. Quindi se una grande azienda in un territorio magari di modeste dimensioni da sola supera il 50% delle superfici espositive dedicate a commercio, non può praticare il sottocosto. È evidente la ragione di questa norma, cioè se esiste già un operatore che è così forte rispetto a tutto il resto della piazza, di fatto è già una sorta di oligopolista o di monopolista, per cui la vendita sottocosto viene considerata dalla legge un'operazione scorretta. Quando invece gli operatori economici non hanno questa caratteristica di essere quindi così grandi, quindi oligopolisti nella zona, ci sono una serie di regole che vanno rispettate, quindi bisogna preventivamente comunicare al comune l'intenzione di effettuare questo tipo di vendita, bisogna inserirlo in maniera visibile nei locali aziendali, può essere fatta per non più di 3 volte all'anno e comunque con almeno 20 giorni di distacco fra un'operazione e l'altra. Può durare non più di 10 giorni e deve riguardare non più di 50 articoli. È sempre invece possibile effettuare la vendita sotto costo in presenza di prodotti deperibili, quindi se stanno per diciamo diventare non più vendibili si possono vendere sotto costo, se sono vicini alla scadenza oppure se sono diventati tecnologicamente obsoleti, quindi tanto per capirci, un telefonino di vecchia generazione, se non l'abbiamo venduto, probabilmente non riusciamo più a venderlo perché ormai è obsoleto tecnologicamente e quindi lo possiamo cercare di piazzare anche con il sottocosto. Il sottocosto nasce come pratica
che viene vista dalla giurisprudenza e quindi dalle sentenze dei tribunali, delle corti, come scorretta. Perché? Perché idonea a falsare il mercato. Sostanzialmente non è normale che si venda rimettendoci del denaro, quindi che si compiano delle operazioni commerciali rimettendoci scientificamente del denaro, cioè volendo proprio perdere del denaro. Questo orientamento, che risale ancora agli anni 80 del XX secolo, è andato poi via via messo sotto critica e sotto osservazione anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia europea. E così, a partire dal 2006, con la sentenza 1636 del 2006, questo orientamento è cambiato e la Corte di Cassazione, che cosa ha detto sostanzialmente? Che la vendita sotto costo in sé per sé non è illecita, perché se è pur vero che si tende a generare in questo modo il cosiddetto dumping interno, cioè una pratica finalizzata a danneggiare gli altri operatori commerciali e quindi accaparrarsi fette di mercato in modo, diciamo, eccessivamente aggressivo. Tuttavia, questa pratica si deve considerare scorretta solamente se si verificano altre due condizioni che vedremo tra poco. Altrimenti si può fare. Perché? Perché prevale anzitutto l'articolo 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica. Libera iniziativa economica che cosa ci dice? Che evidentemente non può essere un giudice a stabilire quali sono le politiche commerciali di un'azienda per quanto possano essere aggressive, a meno che superino veramente determinati limiti di correttezza. Inoltre c'è un'utilità sociale, perché l'abbassamento dei prezzi dei prodotti comunque è un vantaggio per il consumatore finale, e infine non c'è alcun diritto dei concorrenti, quindi degli operatori commerciali concorrenti, a vedersi tutelati di fronte a politiche commerciali particolarmente aggressive come questa, cioè prevale l'interesse del consumatore a prezzo basso piuttosto che quello degli operatori commerciali a non vedersi sul mercato dei prodotti a prezzi troppo bassi. E quindi la concorrenza diventa sleale, quindi il sottocosto diventa una concorrenza sleale solo in che condizioni? Se appunto si genera un dumping interno, nei termini che vedremo tra poco, e se si connota con un illecito, sostanzialmente di tipo antitrust, cioè posto in essere da un'impresa che abbia una posizione dominante, quindi oligopolista, oppure chi effettivamente detenga una quota di mercato particolarmente significativa e sia finalizzata a scopi predatori, cioè sostanzialmente a quello di accaparrarsi completamente tutto il mercato di riferimento, in modo tale da cancellare ogni forma di concorrenza diversa e quindi diventare di fatto un monopolista. In questo caso, ovviamente soccorre anche in questo senso la legge antitrust, e la vendita sotto costo diventa un fatto illecito. Questi principi sono stati ottimamente esposti in una recente sentenza del 7 febbraio 2020, la numero 2980, che ha appunto ribadito questo concetto, cioè la vendita sotto costo è scorretta solo se chi la pone in essere è in posizione di operatore dominante del mercato e lo fa a scopi predatori, quindi di portar via tutto il mercato residuo e diventare di fatto l'unico operatore di riferimento, quantomeno in una determinata zona. Sostanzialmente, pertanto, la vendita sotto costo è sempre lecita, purché non sia fatta nei termini che abbiamo detto poco fa, e conseguentemente il quadro normativo attuale non consente ai concorrenti, quindi agli altri operatori economici, di poter invocare in giudizio chi pratica le vendite sotto costo per pratiche di concorrenza sleale. Questo di fatto non è più possibile se non nei limiti espressi dalla sentenza che ho appena citato. Il tutto ovviamente in un certo senso è un vantaggio per il consumatore, sempre che ovviamente poi non si traduca in un appiattimento totale del mercato, che quindi di fatto gli unici soggetti a vendere siano coloro i quali hanno
praticato le politiche sotto costo, perché in questo modo, se poi a vendere diventa un soggetto solo, evidentemente costui farà le politiche commerciali e le pratiche commerciali, quindi i prezzi che riterrà opportuni. Spero di essere stato utile, grazie e al prossimo video del nostro studio. Iscrivetevi al nostro canale.